Continua il giro di presentazione al territorio delle guide realizzate dalla città metropolitana di Napoli per il Salone Mondiale dell'UNESCO. Questa volta è il turno di Caserta, dove la consigliera metropolitana delegata alla rete dei siti UNESCO, Elena Coccia, nei locali dell'Enoteca Provinciale della Camera di Commercio, ha illustrato il percorso che ha portato alla pubblicazione dei due volumi. Il primo, itinerari della città metropolitana a partire dai siti UNESCO, ha l'obiettivo di valorizzare, partendo dai luoghi già insigniti del prestigioso sigillo, il centro storico di Napoli, siti archeologici di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, Nola con i suoi gigli, il patrimonio artistico, paesaggistico e culturale dell'intera area metropolitana. Il secondo, realizzato in collaborazione con l'ESLAB, illustra tutti i teatri di derivazione greca e romana presenti nella regione Campania, con l'occhio rivolto al territorio. L'ESLAB è un'associazione senza scopi di lucro e che è formata da professionisti del settore dei beni culturali, ma anche da ingegneri e architetti, e hanno uno solo scopo: mettere a disposizione la propria professionalità per la promozione dei beni culturali della Campania. L'incontro con la città metropolitana è stato assolutamente positivo e proficuo, e diciamo che il primo prodotto di questa collaborazione è stato il Cammino dei Teatri. Il Cammino dei Teatri è strutturato in modo tale che al centro dell'attenzione non c'è solo l'architettura antica, ma il paesaggio nel quale l'architettura antica si pone. Ed è importante, perché solo mettendo insieme quelli che sono i beni materiali e i beni immateriali, e quindi anche folklore, enogastronomia e tutto quello che il territorio intorno al teatro mette, si può veramente conoscere il territorio, amarlo, proteggerlo e quindi valorizzarlo. Le guide hanno riscosso un notevole successo, tant'è che l'associazione Italia Nostra ha deciso di divulgarle sui propri canali in tutto il paese. Sicuramente noi lo faremo conoscere ai nostri soci, agli amici, perché questi itinerari, così come sono stati individuati, studiati e presentati, devono essere anche conosciuti. Una condivisione dei contenuti, ma anche del metodo utilizzato dalla città metropolitana di Napoli, che fa rete e che si espande anche oltre i confini territoriali. La città metropolitana che si espande, perché se ci hanno chiamato anche da Caserta e da Teano, evidentemente questa nostra pubblicazione ci è costata fatica ma non particolare impegno economico, significa che è stata molto apprezzata. Noi andremo avanti perché è stato apprezzato proprio il principio che la città metropolitana crea armonia addirittura al di fuori del proprio territorio, e questo è davvero un risultato grandissimo.